L'anno scorso, più o meno in questo periodo, abbiamo fatto la prima ed è stato per noi, come piccolo paese vercellese, è stato un grandissimo successo. E su YouTube hanno visto tutto il filmato di quel giorno, l'hanno visto in tutto il mondo. Quindi un po' di promozione in merito al problema che abbiamo sul trasporto su ferro è stato conosciuto un po' da un po' di gente. Oggi lo scopo della conferenza di oggi è quello di valutare il futuro del trasporto pubblico locale a fronte dei tagli e delle riduzioni e trasferimenti da parte dello Stato generale. Prendono parte a questa conferenza l'ingegner Giorgio Stagni, che è uno dei massimi esperti nazionali in tema di ferrovie. Relazionerà sul tema servizi ferroviari regionali tra esigenze di mobilità e recessione il dottor Giuseppe Arena, pioniere come vettore privato nelle ferrovie, e diversi ingegneri che rappresentano la voce tecnica dei comitati pendolari, che da più di un anno organizzano convegni in varie città del Piemonte per la divulgazione di informazione e progetti a sostegno dell'infrastruttura ferroviaria reputata dalla CEE il cardine del trasporto terrestre. Partecipano anche il professor dottor Cattuso, che è arrivato da Reggio Calabria, che ce l'abbiamo qui presente in prima fila, l'ingegner Sibilla, il dottor Marinoni, il professor ingegner Giuseppe Passoni, referente area tecnica del Comitato Santiago a Roma, e l'ingegner Borri, che disquisirà su un tema anch'esso attuale, il ruolo della pubblica istruzione nella valorizzazione dei tipi e segnatamente di quello ferroviario. Moderatore sarà Massimo De Simone, che è referente dei pendolari del quadrante, delle quattro province del Nord Piemonte. Ringrazio tutte le autorità presenti, anche il nostro deputato Luigi Bobba, che viene sempre ai nostri appuntamenti, che è il nostro referente parlamentare del nostro territorio. Un applauso anche a Luigi Bobba, che ad Anna Urba e a altri politici che sono presenti sul nostro territorio, che rappresentano la realtà nostra territoriale. Tanti si chiedono, si sono chiesti e si chiedono il perché Roasio questa conferenza sui trasporti. A Roasio non ci sono le ferrovie, non c'è la stazione, però è un problema annoso che da anni noi seguiamo come comune. Io specialmente mi batto da tempo per potenziare il ferro rispetto al comando per innumerevoli motivi: la sicurezza viaria, il rispetto dei tempi di percorso, l'ambiente, la serenità, tranquillità, il riposo e il tempo libero che dà il treno, l'ottimizzazione dei tempi di viaggio rispetto allo studio, il lavoro, il turismo. Il turismo. Con il treno si può fare più turismo. In prossimità di Expo 15, cosa c'è di meglio di un treno che ti porta a conoscere tutte le nostre eccellenze strutturali, artistiche, culturali, paesaggistiche, ambientali? Trasporti. Quanto si può scrivere sui trasporti? Viaggi interminabili sui nostri grandi mezzi, sui tir, da una nazione all'altra, quando basterebbe utilizzarli dalla stazione più vicina al destinatario merce, riducendo enormemente i costi di trasporto. Questi sono, diciamo, i motivi nei quali noi come amministrazione comunale ci battiamo e lottiamo affinché venga ripristinata nel nostro territorio la Roma-Santiago, che è un tratto essenziale per i nostri giovani, per i nostri studenti, per i nostri lavoratori, che devono spostarsi verso le grandi città metropolitane. E certo, quando noi passiamo sul nostro territorio e vediamo che in questo periodo stanno nascendo le erbacce sulle rotaie e le stazioni abbandonate, che comunque anche attorno alle stazioni non si vedono neanche più le entrate, questo è un grosso rammarico e un dispiacere. Quando certe nazioni, specialmente la Germania, le nostre più vicine, stanno potenziando sul trasporto pubblico. Il trasporto pubblico, secondo il mio parere, comunque fa parte di quei tre cardini essenziali del nostro Stato. La sanità, la scuola e il trasporto pubblico.
potenziale da far generare una ruota anche economica del nostro territorio. Quindi noi comunque tutte le nostre tasse che versiamo allo Stato dovrebbero essere utilizzate specialmente, principalmente per questi tre settori. Quindi è un rammarico che vengano fatti dei tagli indiscriminati a livello anche orizzontale, a livello di sanità, a livello di scuola e a livello di trasporto. Questo dopo tutti i sacrifici che hanno fatto i nostri antenati prima di noi per cercare di creare una rete importante sul nostro territorio, sia come ripeto a livello scolastico, ecco, a livello strutturale dei trasporti. Quindi io vi ringrazio di questa presenza e c'è l'opportunità di fare importanti domande ai nostri interlocutori che sono più esperti che ci sono sul territorio. Grazie della vostra partecipazione. Bene, prima di iniziare e lasciare la parola all'ingegner Porri, che oltre ad essere ingegnere è anche medico chirurgo e un abile organista, volevo solamente dire che il professor Passoni, che è il nostro referente dell'area tecnica, fa un po' delicato, perché purtroppo la cosa pazzesca è che possiamo avere la stima di grandi professionisti che vengono da fuori e poi magari non riusciamo, diciamo così, ad avere la solidarietà del territorio. Questo lascia un pochino la mano in bocca, come anche il fatto che i trasporti siano la piattaforma su cui tutto si muove. Insomma, sarebbe stata una bella cosa avere una grande partecipazione dei pendolari, ma questo non è un problema di Roasio, perché l'anno scorso comunque poi verso le 11:30 di gente se ne presenta. Noi da poche, insomma, giriamo il Piemonte facendo divulgazione, perché qui non siamo qui per dire oggi bisogna fare così. Qui abbiamo dei professionisti che daranno delle idee che possono essere condivise o meno, comunque sono proposte serie. Però insomma anche la popolazione probabilmente in molte cose non crede più, perché qualsiasi cosa che succede, le proteste non ci sono più, ma non le proteste nel senso lanciare i sassi come il notaio, cioè proprio la gente sembra proprio non credere più in nulla, e questa è la gravità, cioè l'individualità che vince su quello che invece nella società dovrebbe essere il concetto di noi, ecco. Quindi io farò un discorso sugli aeroporti nell'intermezzo, in cui poi tra l'altro nel primo pomeriggio potrete fare delle domande ai nostri ingegneri, e farò questo discorso per capire anche in base a quello che pensano gli altri sul fatto che con tre aeroporti che abbiamo qui in Piemonte, di cui posso ancora capire quello di Torino perché è il capoluogo di regione, insomma, però ci sono altri due come Biella, che doveva essere messo in liquidazione, non l'è stato, oppure la regione dice che non ci sono soldi, oppure quello di Cuneo, dove gli unici due voli che funzionano sono per la Romania e l'Albania, e quindi voglio capire perché la regione, insomma, l'ente locale spende quasi, perché ci siamo presi la briga di andare ad analizzare il bilancio 2010 di questo aeroporto, dopo vi darò giusto qualche dato, tanto per farvi riflettere su come mai vengono spesi questi soldi per gli aerei, quando in realtà siamo bloccati con la mobilità. Cioè, rendiamoci conto che anche dentro questa provincia il sabato non si va più a scuola, perché non ci sono i soldi per mandare la gente a scuola, e le famiglie, i pochi che hanno ancora un lavoro, sono messi in difficoltà, perché ovviamente gli orari tolti il sabato vanno recuperati, insomma, durante la giornata. E qui bisogna capire perché bisogna pagare le tasse, perché alla fine dei conti il discorso è questo. Quindi adesso lascio la parola all'ingegnere, al nostro amico ingegner Porri, per insomma la sua relazione. Ecco, passo le luci. Thank you.
Buongiorno a tutti, ringrazio il dottor De Simone che per il secondo anno consecutivo ha voluto questo mio indegno contributo, un ringraziamento anche alla comunità e ai suoi rappresentanti, in primis la persona dell'illustrissimo signor Sindaco, con i complimenti per voler organizzare queste giornate di sensibilizzazione ad un argomento così importante quanto delicato. L'argomento che ho l'onore di sottoporre alla vostra cortese attenzione quest'oggi è un tema quanto mai generale, che comprenderà sì degli aspetti tecnici legati al mondo dell'ingegneria, che è una delle scienze principi legate ai trasporti e segnatamente a quelli ferroviari, ma anche tematiche di carattere più generale, visto che si parla di ruolo di pubblica istruzione, quindi di educazione del cittadino, di quello che sarà poi il cittadino di domani e che dovrà farsi carico anche di rappresentare gli altri cittadini e di proporre indirizzi validi, e quindi toccherà anche tematiche di diritto e di economia politica inevitabili quando si vanno a toccare argomenti così generali e così importanti. Ovviamente si parlerà anche di trasporto ferroviario, però inquadrato in un contesto più ampio. Questi sono dei concetti purtroppo molto attuali. La cultura del Dio ha fatto sì che il mezzo individuale non siano quei mezzi che ci ha dato la natura, i nostri piedi, bensì l'autovettura con il solo conducente o al massimo con un viaggiatore. In altre nazioni il mezzo pubblico è ben più considerato e incentivato anche da parte di quegli organismi che dovrebbero formare i cittadini, la famiglia, la parrocchia, ma la pubblica istruzione segnatamente. Invece viene meno in Italia questo compito, una pubblica istruzione che deve formare buoni cittadini. Che cos'è la cultura se non all'interno dell'uomo, che deve essere scritto sempre e comunque con l'iniziale maiuscola? Prima formiamo l'uomo, la cultura forma l'uomo, ma bisogna dare all'uomo la possibilità di assimilarla e di fare sì che le nozioni che assorbe, o meglio che impara, perché non deve assorbire, ma deve rielaborare, e i concetti siano cultura e non già semplici nozioni. E purtroppo gli illustri colleghi che sono anche insegnanti ne converranno, salvo poche eccezioni, quando si parla di mezzi di trasporto in università, poche sono le menzioni alla tematica ferroviaria. Si fa sempre menzione all'autoveicolo, qualche volta al motoveicolo, esistono corsi di propulsione aerospaziale, ma è relegata in un angolo la trazione elettrica ferroviaria o la sistemistica ferroviaria. Questi sono i cardini, concetti morali e legali fondamentali, educazione morale e civile c'era sulle pagelle degli anni 70 del secolo scorso, all'elementare, tenendo conto dell'età e del livello di istruzione. Va da sé che alcuni concetti possono essere tranquillamente distribuiti a tutta la popolazione, altri a popolazione un po' più anziana, oppure che ha raggiunto un certo grado di acculturamento in determinate discipline.
certamente io non posso insegnare l'equazione delle derivate parziali a una persona che non sa nemmeno che cosa siano i numeri reali. E ovviamente questo è valido per il termine del percorso professionale, o meglio professionalizzante, gli aspetti pratici, e lo vedremo più avanti nel corso della nostra presentazione. Questa iconografia vuole confrontare il mezzo pubblico, e penso che chi è pratico di ferrovia approvi la scelta di aver illustrato un mezzo di primo ordine, con il mezzo privato. Non sono antitetici, vanno confrontati. Come io, per annaffiare poche piantine o pochi vasi, magari lontano, posso prendere qualche innaffiatoio, così per poche persone e viaggi occasionali che hanno esigenze di orario talmente particolari o sono talmente carico, uso l'autovettura su strada. Così, quando io devo irrigare un grande orto, magari con le piante vicine, ben organizzato, uso la gomma, il tubo di irrigazione. E così, se io devo trasportare un gran numero di persone, seppur suddivise per le varie esigenze, uso il principe dei mezzi pubblici terrestri, che è il treno. L'esempio. Questo è il ritratto del maestro Nunzio Clementi, fondatore della Scuola Pianistica Italiana, e questa è la pubblicazione più conosciuta, almeno per gli strumentisti da tasso come me, il Gradus ad Parnassum, una raccolta di 100 studi per pianoforte. Lo liquidò con questa lapidaria frase: l'arte si insegna con l'esempio. Quindi all'adulto dare l'esempio di andare al lavoro, anche di muoversi per diletto, salvo le esigenze particolari di qui sopra, con il mezzo pubblico, all'insegnante, al politico che noi abbiamo demandato a rappresentare la cittadinanza con il nostro voto, l'esempio di usare il mezzo pubblico. A tutti i livelli, quindi tutte le fasce della popolazione sono in grado di intendere, ed è dovere di chi preposto presentare questi concetti, dalla cultura dell'io alla cultura del noi. La società, a dispetto di una signora britannica che ci ha lasciati fisicamente, ma purtroppo in cui malsani concetti non sono ancora scomparsi. Esiste l'individuo che fa parte di una società, ma la società viene prima dell'individuo. La natura stessa ha dato la riproduzione sessuata perché ha vantaggio per la specie, muore l'individuo, non si divide l'individuo singolo per mitosi, però si rinforzano i caratteri genetici affinché la specie vada avanti. I vantaggi economici ed ecologici dell'usare un mezzo di trasporto pubblico, ed in primis quello ferroviario o quello tranviario in trazione elettrica, sono presentabili, seppur utilizzando parole e costrutti fraseologici diversi alle diverse età e ai diversi obiettivi. Ecco il mezzo ferroviario: sicurezza, a tutti noto, comodità, velocità, indipendenza dalle condizioni atmosferiche e possibilità di svolgere diverse attività, che per il giovanissimo potrebbe essere leggere il fumetto o giocare con gli amichetti, i compagni di viaggio, e per la persona più adulta una piacevole lettura o mettere a posto una relazione di lavoro, salvo che per il sottoscritto che soffre di cinetosi, anche viaggiando in prima classe comodamente. Incremento delle relazioni sociali. Con il treno, sul treno, sull'autobus anche, ma in primis sul treno, si incontrano nuove persone, nuovi amici, e perché no,
nuovi amori, la cinematografia ce ne dà copiosi e numerosi e splendidi esempi, e relazioni anche di lavoro, certamente. A partire dalla scuola media inferiore, c'è l'entrata delle materie, abbiamo anche l'educazione civica, che sarebbe ancora in programma come materia curriculare, se non vado errato. E l'educazione civica parte da dei concetti fondamentali di diritto costituzionale. Ben vengano i principi fondamentali, i primi articoli di Costituzione, ma per l'argomento che desideriamo trattare oggi sono gli articoli 41 e successivi della Costituzione, che limitano la proprietà privata, pur rendendola perfettamente lecita, come avevamo detto prima. Non è illecito utilizzare l'automobile. L'articolo 41 e successivi non delegittimano la proprietà privata. Però, da questi settori che avete qui elencati, exempti gratia, quindi a titolo esemplificativo e non esaustivo, deve essere categoricamente escluso ogni e qualsiasi interesse privato, ogni e qualsiasi concetto di azienda o di compravendita. Stiamo assistendo oggi alla nostra Telecom così disastrata e vigliaccamente privatizzata, e che ha dato il là a una stagione di farisaica introduzione di concorrenza e di mercato quando non dovrebbero esistere, sono servizi. L'azienda non deve esistere, e queste cose, se non si presentano alle giovani generazioni, peggioreremo queste crisi che via via sono più frequenti e più gravi, perché non ci vogliamo attenere a questi principi fondamentali. A proposito della cultura del noi, a casa nostra il giovane che si appropria di tutto quanto sta sul vassoio a tavola viene sgridato, giustamente. Parimenti non viene sgridato chi fa un'OPA o chi privatizza un'offerta pubblica di acquisto, per sciogliere l'acronimo, su una di queste, ahimè, società per azioni, che in società per azioni non dovrebbero esistere. E ovviamente l'articolo 53, che sancisce il dovere di pagare per contribuire alle spese pubbliche secondo capacità contributive. È inutile nascondersi dietro la motivazione assolutamente farisaica della mancanza di fondi. I fondi mancano perché non si vogliono raccogliere, ma si debbono raccogliere. Ricordo che negli anni 60 o anche prima del secolo scorso, in Italia l'aliquota dell'ultimo scaglione reddituale per persone fisiche era di circa il 70%, e così anche negli Stati Uniti d'America, da dove poi è partito un rigurgito ad opera di Friedman e personaggi simili. Però prima vigeva questo concetto, che è un concetto di diritto europeo, e ricordiamo che il diritto nasce ad Atene, passando per Roma e venendoci magari più vicino con personaggi del calibro di un Cesare Beccaria. Ancora nella scuola media inferiore, i vantaggi economici derivanti dall'organizzazione appunto diretta. Un esempio molto banale, adatto a giovani di questa fascia di età, e che tutti noi conosciamo: quando noi siamo invitati ad una riunione collettiva, banalmente una riunione conviviale, ognuno porta qualche cosa, oppure dividiamo tutti la spesa, per persona si viene a pagare molto meno che non a realizzarsi ognuno il proprio pranzetto. E da queste riunioni conviviali ne avanza ancora. Invito l'uditorio a fare mente locale a questo concetto. È banalissimo, però non ci si fa mai caso.
e individuare la modalità ferroviaria quale cardine del trasporto terrestre è ben comprensibile anche in questa fascia di età, si può presentare in vari modi. La tematica ecologica e la trazione elettrica, si cominciano ad introdurre i primi fondamenti di fisica e quindi i primi concetti anche sul rendimento delle macchine, delle trasmissioni, e qualche cosa può essere anche introdotto in termini ecologici. È molto facile comprendere anche nella scuola media inferiore che la trazione elettrica, ancorché la corrente sia generata mediante un ciclo termodinamico e quindi bruciando combustibile anche fossile, queste emissioni possono essere molto più facilmente controllate di quanto non avvenga su un autobus o su un'autovettura o su un motociclo ad uso individuale, cui sovente viene ad opera dei giovani eliminato anche il catalizzatore o addirittura il silenziatore. E questo è importante, mi rifaccio a questo argomento, perché l'incidentalità è molto più bassa nei mezzi a guida vincolata, che possono avvalersi di sistemi di sicurezza dove, se gli illustri colleghi elettronici ed informatici non si lasciano prendere la mano, sono a sicurezza veramente intrinseca, ovvero non hanno condizioni pericolose tra gli stati che può assumere il sistema. E questo concetto non può essere introdotto dettagliatamente a questo livello, però l'incidentalità va sottolineata, anche perché al termine della scuola media inferiore i giovani inizieranno a guidare personalmente un mezzo di trasporto, e quindi bisognerà insegnare loro come conciliare regolarità e sicurezza, e come scegliere sempre la sicurezza e la velocità, che pure da esistere, farla venire in subordine. Ora veniamo in argomenti più pregnanti, più vicini alla tematica trasportistica, perché nella scuola media superiore abbiamo degli indirizzi tecnici. I problemi di fisica a questo punto possono essere più calati nella realtà e far rendere conto all'allievo di quello che succede nel mezzo di trasporto, e quindi di come si comporta un mezzo di trasporto pubblico, un treno, un'elettromotrice, tranviaria, metropolitana. Nei licei scientifici la meccanica della locomozione, si parla già di attrito nei licei scientifici, quindi si può tranquillamente comprendere come con pochi kilowatt per persona si riesca a viaggiare in modo sufficientemente veloce e comodo, molto più comodamente, più velocemente e di sicurezza di quanto non si possa fare in autovettura. Ma questo concetto va passato fin dalla giovane età, altrimenti continueremo ad avere un esercito di automobili utilizzati impropriamente. Gli istituti tecnici per i geometri ovviamente potranno occuparsi di picchettamento del tracciato della via, valido tanto per la strada quanto per la ferrovia, ma la ferrovia, avvalendosi di un bordino, ovviamente ha dei vantaggi maggiori che non i limiti del mezzo a guida libera stradale, che si affida solo sull'attrito radente e l'accoppiamento di forza anziché di forma come in ferrovia. Costruzione dei mezzi, naturalmente qualche cenno negli licei scientifici, negli istituti tecnici industriali, qualche rotismo, qualche accenno su come dimensionare delle sottostazioni di trasformazione può essere fatto, quindi il pretesto dell'esercizio per applicare quella teoria ad una realtà che dovrebbe essere, o almeno dovremmo avere l'obiettivo di far diventare sempre più comune.
e l'educazione alla sicurezza intrinseca. Quindi, fino alla giovane età, insegnare a non abusare di elettronica e di informatica, ovvero ben vengano a contorno, quelle sono la ciliegina, quelli sono la comodità, ma giammai debbono costituire l'elemento base per la sicurezza. Io faccio sempre l'esempio dell'apparato centrale statico. L'apparato centrale statico equivale a un cartello di divieto. Un circuito cablato equivale a un cancello di ferro. Quindi, con l'apparato centrale statico, io posso fare itinerari incompatibili salvo inibirli a mezzo di un programma. Un sistema rigido mi impedisce perché di fare questo, perché gli itinerari incompatibili non li posso fare perché non sono uno stato assumibile dal sistema. E questo concetto va passato dalla scuola media superiore, altrimenti la droga elettronica e informatica farà il suo nefasto. E dal punto di vista professionalizzante, le visite di istruzione agli impianti per capirne il funzionamento e la costruzione e dell'elemento infrastrutturale e del mezzo per vedere sul campo direttamente la materia, e gli allievi potrebbero partecipare a lavori di tipo pratico oppure qualche impiego concettuale facile, ovviamente quello adatto a dei diplomati quali questi stanno accingendosi a diventare. Nell'università le cose si fanno diciamo più caratterizzate, perché esistono i corsi di laurea in ingegneria appositamente dedicati, dicevamo, purtroppo non in Italia. In Italia sono ben poche le eccezioni. Io frequentai nel lontano 1990-91 il corso di trazione elettrica, ero l'unico allora allievo ingegnere meccanico presente, qualche elettrotecnico, allora si chiamavano così, qualche elettronico, però l'interesse era scarso. E sto parlando dell'università di un capoluogo di regione come Genova. Quindi i corsi specifici dedicati alla tematica ferroviaria debbono essere introdotti. Abbiamo avuto lo smembramento dei corsi di laurea in ingegneria, e questo è stato un danno, obbligando chi si vuole laureare ad ottenere una mini licenza. Tale io considero un corso triennale universitario, perché le lauree durano 4, 5 o 6 anni. Quelle sono mini licenze e nulla più per fare male prima e peggio dopo. In un blocco unico di 5 anni, sempre per quel discorso di formare l'uomo nel suo complesso, da prima l'uomo, e qui formare nell'ambito di un uomo una professionalità da tecnico, c'è il tempo di potersi dedicare, per chi lo desidera certamente, ma il desiderio non va forzato, però va adeguatamente stimolato presentando le varie alternative possibili, in modo garbato, non invasivo, però deve essere presentato e deve essere offerto nel senso buono del termine, non nel senso di quella brutta parola che si chiama mercato, che va in moda oggi, offerti dei corsi che si dedichino alle varie tematiche, valga la costruzione di mezzi, valga gli impianti di sicurezza, valga la costruzione del tracciato. Ecco qui quello di cui parlavamo. E noi trascuriamo anche l'ingegneria civile e l'architettura, perché l'architettura, che è la più utile
o utilitaristica, a seconda di come la vogliamo guardare, di tutte le arti plastiche e figurative, insegna ad inserire armonicamente una struttura potenzialmente invasiva, come una ferrovia o come una stessa autostrada, ma paradossalmente nel nostro disastrato paese le autostrade non sono considerate invasive. È una di quelle eccezioni che non si riescono a spiegare. Però anche un'autostrada è invasiva o è potenzialmente invasiva, come e più di quanto non faccia una ferrovia, all'architetto il compito di armonizzarla nell'ambiente circostante, ovvero nella natura al di fuori dei centri abitati, assecondandone il suo armonico sviluppo nell'ambiente urbano abitato, evitando obbrobri e discontinuità proprie delle funzioni a gradino, se non delle distribuzioni delta. E qui, visto che le alte scuole accademiche come le università sono preposte a formare dei professionisti, i professionisti, seppur allievi, possono tranquillamente redigere progetti che andranno validati da personale già qualificato ed abilitato. Però a chi redige personalmente va l'onore di averlo realizzato, di averlo redatto, perché questa è opera dell'ingegno dell'allievo, non già dell'insegnante, e a questo punto l'allievo dimostrerà di essere professionista. Però ci sono molte occasioni, le varianti alle linee esistenti. Abbiamo una rete che va migliorata, così come abbiamo fatto con la rete stradale ordinaria. Così dobbiamo migliorare anche le ferrovie e anche le stazioni, perché no? E collaborare con le amministrazioni ferroviarie, non parlo di imprese o di gestori, parlo di amministrazioni, perché questo è il modo corretto, e per la facoltà di medicina e chirurgia potrebbe essere un buon tema la sorveglianza epidemiologica sull'incidentalità e nei confronti degli utenti trasportati e nei confronti dei lavoratori stessi. Che cosa vorremmo ottenere con questo? Dei cittadini veri, quindi l'interesse generale prima dell'interesse particolare, degli utenti che facciano una scelta responsabile. Nessuno vuole impedire di usare l'autovettura, ma insegnare a usarla in modo responsabile, e ovviamente che gli addetti ai lavori siano responsabili, consapevoli e competenti. Io mi scuso per aver dedicato l'uditorio con queste parole probabilmente inutili, resto a disposizione per chiarimenti brevi seduta stante, altrimenti alla fine di questa conferenza, quando ci sarà la tavola rotonda finale, ringrazio per la cortese attenzione e lascio la parola all'illustrissimo relatore successivo. Bisogna fare più alto di più.
parlare. Il concetto di sinergia tra sistemi di trasporto, soprattutto in Piemonte negli ultimi tempi, si è evidenziata una concorrenza tra i sistemi di trasporto e non una sinergia tra i sistemi di trasporto. Ogni sistema, ogni rete è unica, indipendentemente dal sistema ferroviario, su gomma, su fune, su acqua, non importa. La costruzione delle reti di trasporti si compone di una serie di sistemi di trasporto. Per questo, questa prima slide l'ho approssimata in questo modo. L'evoluzione, infatti, questa è una piccola divagazione, cioè l'evoluzione dei sistemi di trasporti, infatti, anche nella tecnica si è ibridata. Ci sono state, per esempio, nei due sistemi ferroviari principali, cioè non sistemi di struttura, due modi di fare ferrovie diverse, cioè l'alta velocità e ferrovia locale. Ci sono due esempi di ibridazione. Le automotrici che percorrevano anche la linea qui vicino, la nostra Sappia, 668 e 663, che hanno una chiara derivazione camionistica, anzi i motori hanno un motore di camion. E anche nell'alta velocità il nostro principe ETR 450 assomiglia molto a 119. Infatti se mi sposti la slide, questa è la prima serie, la seconda serie di 668 del 500, e montava un motore Fiat di camion dell'N60. Nella successiva abbiamo il TR 450, che qui ho ritratto la stazione di Ancona, l'ultimo servizio di prestigio che sta ancora svolgendo, che è l'Intercity Roma Termini Ancona. Poi quindi, se c'è stata un'ibridazione dell'evoluzione tecnica nel sistema di trasporto, dovrebbe esserci anche nell'evoluzione delle reti di trasporto. Dovrebbero quindi i progettisti della rete, gli amministratori, che altro, non considerare i sistemi in alternativa uno all'altro, ma i sistemi vanno integrati tra loro. Non dobbiamo pensare di sostituire il treno al pullman, all'aereo, il treno all'aereo nel caso dell'alta velocità. Ogni mezzo fa il suo mestiere, il pullman fa il pullman, il treno fa il treno, l'aereo fa il treno. Bisogna farli funzionare insieme. Forse questo il momento più difficile è quello che non sta succedendo. Infatti l'evoluzione caotica di questi sistemi di trasporto, di questa connessione, di queste reti non connesse tra di loro, ha portato alle sovrapposizioni, agli sprechi, a un sistema di trasporto che costa di più, rende di meno e a una disattenzione dell'utenza, delle persone, dei viaggiatori sono sempre meno. Settori di mezzi pubblici di qualunque tipo, ma le serenate sono calati per 20%, ma non per colpa di Fiumicino, sono calati perché il sistema della aviazione civile subisce la concorrenza dell'alta velocità, ma subisce anche un problema ovviamente di organizzazione. L'alta velocità funziona, ma l'alta velocità sta funzionando perché con tutte le risorse che stanno investendo adesso, se non funzionasse ci sarebbe la sparaglia e tutto quello. E il sistema di trasporto locale invece non ci sono mai i soldi, ma sono i soldi perché ce ne sono tanti, speculare, e i soldi in realtà probabilmente ci sono, se consideriamo che ci hanno chiuso 12 linee ferroviarie, 12, per risparmiare 8 milioni e mezzo di euro in un anno, che è più o meno quello che, non so, certa gente spende a sabato sera per dilettarsi, insomma vuol dire che ci stanno vagamente prendendo in giro, c'è più un problema di organizzazione, di strutturazione, di mentalità, giustamente, puntualizzata sul ruolo anche sociale del trasporto e sull'educazione, perché abbiamo effettivamente un problema, come cercherò di esemplificare più avanti. Tenendo un pochino sul particolare, la normativa ci ha imposto dei gestori diversi, le regioni si occupano delle ferrovie e le province dovrebbero occuparsi degli autoservizi. Le province in teoria lo fanno secondo quella legge lì, la 892-97, lo fanno su delega delle regioni, ovvero le regioni avranno delegato le province a costruire una rete di trasporti di autoservizi provinciali in relazione
e connesse al trasporto ferroviario, cosa che non è mai, successo, non succede, sostanzialmente non succede quasi da nessuna parte, con poche eccezioni, per voi meno di altro. In linea tutto teorica, la costruzione di reti, come vi ricordavo all'inizio, la costruzione della rete è unica. E invece no, per tanti anni i servizi su gomma hanno fatto lo stesso di gomma, non si parlavano di servizi su terra, non si parlavano di servizi su acqua, non si parlavano di servizi su aria. Qualche piccolo esempio dimostrante, per esempio, il concetto, il fatto che si stia discutendo da tempo, sorpreso dalla palla Vallo, perché è l'unica ancora in piedi, una delle poche, l'ultimo dei moicani che monte praticamente la palla Vallo, si sta discutendo su gomma, su ferro, su ferro, su gomma, cosa facciamo? Sbagliato. È il discorso, è l'incipit che è sbagliato. Non è andato da porsi il problema. C'è la ferrovia, si usa la ferrovia, perché è stata concepita la ferrovia alla sua funzione. Non c'è da pensare se sostituirla o meno con un pullman perché potrebbe costare di meno. È un discorso che non ha, è fuori da ogni logica, da ogni coerenza, perché destruttura dentro la struttura e depotenzia l'intera rete, non solo da Novara a Varallo, non si va solo da Novara a Varallo, si va da Palermo a Novara, passando magari anche da Varallo, perché no? È quello che non è il suo principale. Mentre l'autoservizio, che poi io sarei qui in teoria come micro rappresentante di quel mondo, perché vengo di dentro, l'autoservizio nel trasporto locale ha il ruolo principe di raccogliere, servire le zone dove la ferrata non c'è, e integrarsi sulla ferrata. Però nulla osta che ci siano percorsi simili. Faccio un esempio non proprio locale, ma che ho conosciuto bene, Asti Alba. Asti Alba esiste, al di là dell'autoservizio di vicolo sostitutivo, ma non è di quello che mi ci interessa. Facciamo finta che siamo un paese serio e ci sia ancora la ferrovia. Asti Alba ha la sua relazione ferroviaria, veloce, che non puoi decidere tra la rete fondamentale, per 20 minuti di percorrenza, passa da Castagnole, Veneve, con percorso. Esiste anche un'Asti Alba su gomma che passa da San Damiano, fa le colline Alfieri, ci impiega ovviamente un pochino di più, ma fa lo stesso percorso, ma il suo mestiere che è diverso. Connette tutti i paesini delle colline Alfieri ai due nodi ferroviari e quindi fa sinergia, che è la parola chiave, quella che ci manca. Infatti, possiamo... Infatti, che è successo? È successo che se non i due mondi, la Asti Alba ferrovia e la Asti Alba autolinea, non si parlano, i paesini e le colline alfieri non sono collegati con le altre relazioni servite dal treno. Qui abbiamo invece un altro esempio che giochiamo in casa. Sono a Santiago ora, forse è l'esempio più palese, perché è stato istituito un servizio sostitutivo automobilistico che, facendo questo mestiere, può assicurare un altro senso. Non c'è nessuna logica, tanto è vero che non solo per ragioni prettamente amministrative, cioè di competenza provinciale tra Novara e Vercelli, ma proprio perché la gestione era complicata, la tratta è stata divisa in due, comunque l'autobus fa il fondo base passando vicino alla ferrovia abbandonata, la logica di servizio non c'è. Come sull'Asti Chivasso, che potrebbe togliere il pullman, nessuno se ne accorgerebbe, perché dicono che c'erano 5 persone sul treno prima, è vero, se ne sopprimi 8 su 9, fai un orario demenziale, poi ovviamente ci sono poca gente su quel treno. Hanno sostituito, hanno messo il pullman, cioè una persona, va tutto bene così, almeno così. Allora andiamo sul mondo un pochettino più serio. Lubecca. Allora, Lubecca ha un'azienda, una società, ma non è per l'azienda, ma perché l'ha organizzata, che ho fatto questo esempio, che all'interno del suo sito presenta i tre momenti del trasporto di linea, le autolinee urbane. La navigazione. E il turismo. E questa è la chiave di volta, se vogliamo. All'interno del sito ci dicono che i tre mondi sono la stessa cosa. Trasporto locale,
troppo locale formato da autoservizio, comunque stiamo parlando solo di autoservizio, non di linee tranviarie, che c'erano lo vedi prima della seconda guerra, quando fu drammaticamente andato al suolo, peccato, c'è stato tempo, bene costruito. E la navigazione, la si batteria, perché quello vedi sul trave, faccio poi sul Baltico, e ha una profonda rete di battelli. Ma se uno va sul sito dell'azienda locale di trasporti, la fermata della linea 21 è insieme all'attacco al battello sul trave di Hansestrasse, mi invento un proprio cosa. Ecco lì l'altra sinergia. Terzo momento di sinergia è il turismo, perché il turismo, una città come Lubecca, che dovrebbe essere tutte le nostre città, è prioritario e il turismo va incentivato anche tramite l'autoservizio, così i pullman turistici fanno giustamente della mestiere, che vanno, dovrebbero partire e arrivare dalle stazioni, dalle altre stazioni degli autobus, dal risotto, dal giornale. Un esempio, uno dei pochi esempi buoni che abbiamo in Italia viene dalla Lombardia, l'unica regione dove le cose stanno funzionando abbastanza bene, ci vivono un paio di mesi, mi sembra anche di più che attraversare il Ticino e passare dall'Albania alla Spagna, insomma. L'effetto che è stato avuto è quello. Con in Lombardia uno compra un biglietto, uno qualunque, e non gliene può pagare nemmeno di chi sia il gestore, se deve prendere un treno, deve prendere un pullman, deve prendere un aeroplano, non vuol dire. È assolutamente irrilevante, perché loro hanno studiato una rete e danno gli strumenti per utilizzarla. Gli ingegneri, appunto, è aspettato il compito di studiare come farla e come gestirla. Casualmente le ferrovie sono tutte esercite, forse ce ne sono 20, ci sono 20 km di provincia di Brescia, mi pare, sulla Palatico Sarni, che non dico una sciocchezza, che sono senza traffico passeggeri, però sono turistiche, ma comunque si attrezzano città. Abbiamo 500 km di ortiche sotto le rotaie. Piccola connessione a questo discorso è gomma, ferro, ma esistono anche altri sistemi, funivie. In tanti paesi, mi spiace ripetermi sempre in Germania, questo sistema di trasporto non è così strano, non è solamente per andare a sciare o prendere la funivia. Trasporti in funivia possono avere una grande rilevanza. In città di Bergamo insomma, c'è la funicolare che cosa funziona, grazie a Dio anche a Mondevì l'hanno ripristinata, è un ruolo sia turistico che di trasporto locale. Potrebbero pensare in tante relazioni di collina a sistemi funiviali per connettere i paesi al fondo valle dove passa la ferrovia, che è un discorso molto concreto, molto fattibile per quelle località collinari che si connettono esclusivamente al fondo valle. Ovviamente in una realtà più complessa sarebbe più opportuna un'autolinea possibilmente circolare che vada a convergere sul nodo ferroviario principale o anche sui singoli nodi ferroviari. Da noi i nodi ferroviari principali sono le stazioni di estremità, ma nei sistemi normali i nodi ferroviari sono molti di più, i punti di convergenza con l'autoservizio. Potrei dilungarmi con me. Tante forme del turismo, ovvero, non è stupido pensare, non è stupido perché funziona così, si usa un sistema di trasporto per andare a prenderne un altro per turismo. Nel mio lavoro mi capita spesso, anzi una delle gite migliori, recuperare i turisti e portarli a prendere i glassi espresso. Ovviamente noi recuperiamo da alcune città, il Monte della Lombardia, si radunano un po' di persone, loro vacanzano e ballano sull'auto, arrivano a Tirano, scendono, si prendono il loro glassi espresso e poi andiamo a ripescarli a St. Moritz e li riportiamo per gli stremati. È un sistema turistico. Ora, in Italia, di linee come la Sea Express non ce ne sono più così poche. Se riflettiamo, si potrebbe fare da Roma al mondo di tante città, hanno quelle potenzialità, perché queste linee ferroviarie sono anche turistiche, non sono solo. Le due cose non sono anche di sinergia, le due cose non sono ad escludendum. Se è turistica non è di trasporto locale, non è vero. Le cose possono benissimo essere uguali, quindi noi potremmo valorizzandole ottenere doppio risultato di fare due volte economia, visto che continuano a parlarci di questi anni fa. E qui praticamente c'è quello che all'incirca quello che dicevo prima, insomma,
faccio una brevissima citazione che è la cordiale Santa Cavalli Bergura, della quale abbiamo discusso poco tempo fa, che è la ferrata in Pavese, alla quale sono particolarmente legato, e alla quale questo discorso sul turismo e sui sistemi di trasporto che vanno a prendere altri sistemi di trasporto maggiormente si confà. Infatti, questa frase, scritta 60 anni fa da Cesare Pavese, con tutt'altra ottica forse, ma secondo me meglio riassume tante delle cose che ho detto poc'anzi, insomma. Un piccolo esempio di quello che è il viaggio in treno tra Monferrato e quello che si può anche vedere dal Pullman. Quello è il mio paese, Maranzano. Qui invece devolviamo, ma arriviamo all'acqua, si attracca la luce. Quindi, per finire brevemente quello che volevo dire, non deve esserci una competizione tra i sistemi di trasporto. La competizione va fatta tra le imprese che fanno lo stesso mestiere. Gli autoservizi, come le ferrovie, come i punti, anche alcune, hanno necessità di essere sviluppati tutti e parallelamente. Ho finito. Che è arrivato appositamente dall'Università di Reggio Calabria, presidente di CIUF, che ormai raggruppa i comitati triennali, diciamo così, i comitati regionali fino addirittura dal Lazio, quindi con lui faremo rete prossimamente anche per qualche iniziativa. Bene, buongiorno a tutti, io ringrazio naturalmente chi mi ha invitato nelle persone, appunto del sindaco, anche Massimo De Simone, che ho avuto il piacere di conoscere proprio attraverso delle iniziative da social network, direi, quindi ci si conosce a volte grazie alla rete, uno dei vantaggi della rete è anche questo, e poi ci si scopre a fare dei percorsi insieme, che sono dei percorsi probabilmente innovativi e interessanti che stiamo sperimentando in questi anni. Quindi do atto a Massimo di aver fatto una grande cosa permettendoci di incontrarsi appunto in luogo come Oasio a discutere di queste tematiche. Credo che poi queste discussioni che si fanno in occasioni come queste riescono a trovare risalto notevole attraverso i media, attraverso i social network e quindi sia questi messaggi possano arrivare veramente ad un pubblico molto vasto, perché di questo che abbiamo bisogno. E quindi nel presentare un poco alcune riflessioni partirei proprio dal titolo Notabula sit est. Sapete che Notabula sit ormai conosciutissima, ha valicato i confini nazionali. Tes non significa nulla, probabilmente per molti di voi. In realtà tes significa trasporti ecosostenibili. E noi possiamo anche dire no all'alta velocità in contesti particolari, peraltro, ma non possiamo non proporre qualche cosa di alternativo. Quello che proponiamo sono appunto delle forme di trasporto che siano sostenibili ed equi, ovvero ispirate a una giustizia sociale che oggi manca, come vedrete. E quindi i contenuti che proporrò rapidamente, soprattutto con immagini, con qualche grande numero, sono articolati in quattro parti. Vorrei prima di tutto discutere di quello che è stata la politica dei trasporti negli ultimi 10-15 anni, con tutta una serie di riflessioni riguardo a degli squilibri che sono stati prodotti, ragionare poco di politiche di coesione, perché una cosa è dichiarare di voler perseguire delle politiche di coesione, altra cosa poi sono i risultati cui abbiamo assistito. Vi proporrò una piccola riflessione anche sulle ferrovie del sud Italia, con qualche elemento relativo alla Calabria e alla Sicilia, perché essendo in Piemonte
mi pare naturale poter cercare di far conoscere realtà apparentemente distante da quelle più vicine a voi. E poi alla fine chiuderò con la definizione di alcune ipotesi di nuove strategie ispirate a quello che è il termine che ho coniato, appunto, trasporti e ecosostenibili. Partiamo da una riflessione semplice. Sono circa 15 anni che si parla di grandi opere in Italia. Se ne è cominciato a parlare con la legge obiettivo in modo particolare. Da allora c'è stato un crescendo di ipotesi, di progetti e di ipotesi di finanziamento. Siamo partiti da circa 115 opere con uno stanziamento da 125,8 miliardi di euro, una cifra estremamente elevata. Siamo arrivati oggi, nell'arco di una decina d'anni, a quasi 400 opere con un impegno finanziario sulla carta dell'ordine di 370 miliardi di euro. Sono cifre esagerate, astronomiche. Ma di fatto che cosa si è realizzato? Quasi nulla. Quasi nulla. Parliamo di 30 opere su 390. Ad oggi, a dicembre 2012, sono stati impegnati su quelle che vengono chiamate grandi opere, ad esclusione dell'alta velocità, opere per circa 7 miliardi di euro. C'è una grande opera che in parte è stata realizzata, e l'alta velocità qui è rappresentata con uno schema molto semplice. Si è partiti con l'idea di impegnare qualcosa come 15 miliardi di euro. Le opere realizzate sono piene di verità e siamo arrivati a quasi 100 miliardi di euro. È una cosa terrificante prevedere un impegno finanziario 15 e arrivare a 100. L'alta velocità in Italia è costata una cifra spaventosa, anche paragonata ad altri contesti internazionali. E però c'è anche da rilevare che la distribuzione di questo impegno finanziario non è appunto equa. Se guardiamo un po' la cartina, vediamo che il grosso di questo impegno è distribuito nelle regioni del centro-nord. E pertanto, si prosegue e si parla di TAV in Val di Susa. Pochi sono consapevoli del fatto che è una falsa alta velocità. Quando si pensa all'alta velocità, si pensa al trasporto viaggiatori. Invece, siccome i conti non tornavano in termini di analisi costi-benefici nella componente passeggeri, si è rivoltata la frittata e quindi l'obiettivo è di far viaggiare più velocemente le merci. 16 miliardi di euro per una galleria preventivata, poi magari questa cifra raddoppia, triplica, per fare che cosa? Per far viaggiare un po' più velocemente un carico merci. Ma voi sapete che cosa significa far guadagnare mezz'ora un treno dalla Francia all'Italia? Niente. Voi pensate che a volte ci sono dei carichi di merci che stazionano settimane, non direi di più, in alcuni luoghi strategici come Gioietau o come Genova, e lì effettivamente si perde tantissimo. Allora questa cosa ci dice che forse non si sta facendo qualcosa di serio, ma potremmo farne tanti di esempi, e mi limito a due o tre. Questa è una stazione, non so quanti di voi sono stati a Roma. Bisognerebbe andare a visitarla. Prima di andare al Colosseo, andate a vedere la stazione di Tiburtini. Questa stazione monumentale è brutta, perché noi siamo amanti del bello. L'Italia è ricchissima di opere d'arte, di edifici monumentali. Ed è questa un'opera brutta, è un'opera vuota. Non ci passano neppure i treni, non ci sono i centri commerciali tipo Milano, per intenderci. Qualcuno ha definito un centro commerciale in cui arrivano accidentalmente dei treni. Bene, questa stazione è costata 330 milioni di euro, è stata inaugurata due volte. 330 milioni di euro, giusto per dare un'ordine di grandezza, equivale a 50 treni regionali. Voi sapete che la questione appunto delle ferrovie regionali è rilevante, quindi quando si dice che non ci sono le risorse, c'è da riflettere un momento. Perché non avete comprato 50 treni invece di fare questo proprio? Avreste risolto un problema serio per tantissima gente. Il TAV a Firenze, sono delle persone che combattono in questo momento, vi assicuro non sono dei fuori, neppure a Firenze, sono docenti universitari, componenti della cittadinanza attiva. Cosa dicono queste persone? Guardate che quel tunnel in cui volete infilare l'alta velocità non serve, c'è un percorso in superficie che può essere adoperato, invece di spendere 1,5 miliardi di euro
che poi di solito vi eviterà, con una fibra estremamente contenuta, fate passare ugualmente l'alta velocità in superficie e realizzate comunque il vostro obiettivo, evitando peraltro di andare ad incidere potenzialmente sui beni architettonici e monumentali della città. Una galleria che passa sotto Firenze è qualcosa di pericoloso, stiamo parlando di una città che è dichiarata patrimonio dell'umanità da UNESCO, quindi far cadere quando si opera sotto quella città, muovere un po' le fondamenta dei palazzi che hanno la loro storia, il loro valore, è estremamente a rischio, tant'è che sono mobilitate anche personalità di spicco. Ebbene, non si parla molto di questo, e addirittura personalità importanti come Renzi, come il Presidente della Regione, pur non possono essere tacciati di, come dire, di insensibilità, hanno sposato questo progetto e dicono che bisogna andare avanti. È chiaro che ci sono delle forze che spingono, ci sono delle lobby, potremmo discutere a lungo di questo, ma non mi voglio soffermare. Bisogna capire, cioè, se devono essere però le lobby a prevalere con gli interessi generali della comunità. E un dato, perché talvolta nelle discussioni anche tecniche, quello che si va dicendo è che bisogna ragionare sulla domanda che esprime il territorio, non solo sull'offerta, cioè sui treni, sulle linee, ma sulla domanda di mobilità. E allora io propongo questa immagine per rispondere ai miei interlocutori. Questi sono dati di domanda. Ogni giorno, mediamente in Italia, ci sono 3 milioni di persone che si muovono su tratti brevi, lo fanno in treno. Sono i famosi pendolari, i viaggiatori occasionali, gli studenti, i lavoratori, che usano il treno per 30 km, 50 km, ce ne sono 3 milioni. I viaggiatori che si muovono su lunga percorrenza non sono poi tanti, sono circa 300.000 e molti di essi si spostano sull'ordine di 200-250 km. Se facciamo il rapporto, sarebbe un rapporto di 10 a 1, ovvero la domanda sulla mobilità ferroviaria locale è 10 volte superiore a quella sulle medie e lunghe distanze in alta velocità. Se guardiamo agli investimenti, quindi alla spesa pubblica negli ultimi 10 anni, ci ritroviamo un rapporto inverso, addirittura moltiplicato, abbiamo un rapporto di 23 a 1 a favore appunto dell'alta velocità. Allora, questi dati dicono da sé che c'è una follia che si sta perpetuando ormai da 10-15 anni e sono dati secchi. Questo è un po' quello che dicevo prima. Per inciso, voi pensate per un momento a un viaggiatore che si muove in treno su una distanza di 200 km ad alta velocità. Pensate a uno che si muove tra Firenze e Bologna. Sono pochi privilegiati che, per loro fortuna, avranno guadagnato mezz'ora di tempo della loro vita. Ma quella mezz'ora di tempo che guadagnano poche centinaia di migliaia di persone viene ripagata con una perdita incredibile di tempo, di denaro, di sacrifici da una collettività fatta di milioni di persone. E questa è un'ingiustizia, si chiama così. Allora, dovrebbero valere anche dei concetti che sono espressi da tanti documenti a partire dalla Carta Costituzionale. Per esempio, dovrebbe valere un principio di sussidiarietà e solidarietà. Le linee forti remunerative dovrebbero compensare quelle deboli. Non si deve pensare di eliminare quelle deboli perché per far cassa o perché non trasporta l'utenza a sufficienza. L'alta velocità realizza degli utili, punto interrogativo, anche su questo c'è da discutere. Questo significherebbe che se effettivamente fosse così, quell'utile andrebbe trasferito sulle ferrovie regionali, sul trasporto pubblico locale. Quello che è certo è che bisogna riequilibrare il rapporto tra gli investimenti sulle ferrovie regionali e quelli sulle linee ad alta velocità. L'equilibrio significa anche gestione, non soltanto investimenti in termini di infrastrutture. Pochi sanno, per esempio, che lo Stato spende annualmente per l'alta velocità in termini gestionali, per esempio per garantire la qualità dell'infrastruttura, che c'è una manutenzione che costa per l'alta velocità qualcosa di 2 miliardi e mezzo di euro. La spesa dello Stato per il trasporto pubblico locale in tutta Italia ammonta circa la metà. È giusto anche questo? Credo di no. Ma poi guardiamo alle politiche proposte negli ultimi anni. Abbiamo un presidente di grandissimo spessore, riconosciuto a livello internazionale, un ministro anch'egli
di grande valore, riconosciuto a livello nazionale e internazionale, prima di andarsene passa proprio un piano da 100 miliardi di euro. Se andiamo a guardare un po' di che si tratta, vedremo che gran parte delle risorse sono destinate ad un'area geografica, in particolare a dei corridoi in quella particolare area geografica. Corridoi vuol dire che ci sono degli ambiti territoriali privilegiati e tutto il resto del territorio viene lasciato in secondo piano. E così si continua, perfino il ministro Rubbia nel suo piccolo, adesso stiamo avendo un governo magari di breve durata, ma anche lui ha in proporzione 1 miliardo di euro, per che cosa? Evidentemente per interventi solo su alcuni ambiti privilegiati. E poi non c'è da stupirsi se le statistiche fanno apparire una realtà, come dire, disomogenea a scala territoriale. Ci sono degli squilibri molto evidenti e questi sono sia in termini di infrastrutture sia in termini soprattutto di servizi, perché io credo che i servizi andrebbero privilegiati rispetto alle infrastrutture. Non si spende per i servizi, perfino le regioni sembrano disattendere quella che è una necessità che veniva rimarcata anche negli interventi precedenti. Se facciamo riferimento al Piemonte, per dire, lo stanziamento sul bilancio regionale in percentuale per il trasporto pubblico ferroviario è dello 0,22, cioè praticamente in un infinitesimo. È come dire che stiamo giocando di qualcosa che non ha alcun valore. Intanto succede qualcos'altro, perché se ragioniamo di servizi basta guardare un'immagine del genere e fa un po' impressione. Qui stiamo parlando di un corridoio. Immaginate che tra Firenze e Roma, o tra Bologna e Firenze, da lì circa 120 corse di alta velocità al giorno. Quindi sono delle opportunità di movimento che hanno un loro costo, non esagerato peraltro, perché parte di quei biglietti li paghiamo noi cittadini attraverso un sistema un po' singolare, ma c'è una disponibilità di servizi incredibile. È come se avere degli aerei a ripetizione, a raffica. Invece poi sono altri contesti del territorio, che immagino che andiamo già bene, e non sanno neppure cosa sia un'alta velocità, non dico la Sardegna, ma la Sicilia, la Puglia, la Calabria, tutta la fascia adriatica, la zona del nord-est, ma perfino anche il Piemonte o la zona della Liguria. Se ne parla, sì, ma al solito infrastrutture e servizi costano, e questi servizi costano in modo particolare, sono privilegiati rispetto al trasporto pubblico locale. Le famose frecce. Voi pensate che per fare Milano o Roma ormai 3 ore, 3 ore e mezzo, 3 ore ci si va comodamente. Per fare qualcosa di simile, Catania e Napoli, che è la stessa distanza, 7 ore e 30 se tutto va bene. Per andare da Torino a Bologna, 2 ore e 15 circa. Per fare Reggio Calabria e Taranto, una distanza simile, 7 ore. Non mi pare che ci sia equilibrio. L'immagine peraltro dice qualcosa. E nel momento in cui qualcuno prova a scalfire uno strapotere politico e manageriale, manager però con la M minuscola, mi permetterei di dire, viene messo nell'angolo. Un operatore, un imprenditore come Arena propone di realizzare dei treni per collegare appunto l'estremo sud con Torino, ci si prova, viene perfino annunciato dai media, il treno sta per partire, abbiamo tutto. I treni, i mezzi, confortevoli, salvo poi ad essere smentiti, concorrenza sleale, sta di fatto che quei treni non sono operativi e non lo saranno forse a lungo, c'è un contenzioso in atto, non so come andrà a finire. Certo è che lo Stato avrebbe dovuto quantomeno garantire quella che è la parola che viene tanto spesso proposta, il mercato, ma se il mercato è libero un conto, se è un mercato bloccato, allora stiamo parlando di altre. Traducendo un poco questi ragionamenti in termini anche simbolici, quando si hanno dei servizi risulta più accessibile un territorio. Se consideriamo appunto l'alta velocità, alcune realtà sono sicuramente favorite. I cerchietti lo stanno ad indicare, sono gli spazi che potete raggiungere in 2 ore circa partendo da un capoluogo di provincia, come Milano, Reggio Calabria, da Roma o da Destino Reggio Calabria. Evidente che c'è anche qui una distorsione di fondo, eppure siamo cittadini tutti quanti.
c'è un piano di dismissione in atto delle ferrovie locali e regionali. Io credo che sia un piano scientificamente determinato, non è casuale. Si vanno tagliando linee a non finire, ne sono state tagliate all'incirca un migliaio negli ultimi due anni. E in Piemonte, come dire, avete questo primato, in appena un anno e mezzo circa sono state chiuse 450 km di linee. Ma erano linee che non servivano, che non servono. Sono linee talmente deficitarie da non meritare attenzione. C'è da interrogarsi su questo. Valle. Eliminare le ferrovie non significa soltanto chiudere delle linee singolari. Può significare, e lo si fa, ripeto, scientificamente, eliminando dei tronchetti di stazione, dicendo, sai, se elimino quel ramo, in fondo non serve, taglio un altro elemento che è soggetto a manutenzione, quindi a spese. Se lo faccio su 1000 stazioni, è evidente che i tronchetti sono delle componenti importanti. Poi vado a contrarre i servizi, riduco l'offerta di qualità. Perché questo? Per scoraggiare gli utenti. La strategia di FS in questo momento, non lo si dice apertamente, ma vi assicuro che è così, è mirata a cancellare 5.000 km di rete in tutta Italia. E siamo ancora all'inizio, ma questa strategia punta l'attenzione in particolare sulle aree più deboli. Quali sono le aree più deboli? Quelle che socialmente sono meno capaci di reagire. Queste aree si trovano al nord come al sud. D'accordo? Quindi se non si è capaci di reagire, si tasta il polso. Un poco alla volta si tolgono i servizi e poi si tolgono i veicoli e poi si tolgono le linee. È quello che si sta facendo in diverse parti d'Italia. In Calabria ci stiamo mobilitando ormai da un po' di tempo perché a rischio riteniamo siano circa 500 km di linee. L'intera fascia Ionica, una delle zone più belle d'Italia, perché non la conoscesse, ma che è stata marginalizzata negli anni e a rischio ulteriore marginalizzazione. Non fosse, per inciso, c'è un rischio anche rilevante per le aree alpine e altre limitiche. C'è un dato che potrebbe essere assunto a leva della nostra battaglia, ed è una norma europea che puntualizza che tutto il territorio europeo deve essere abbordabile, deve essere situato ad una distanza non superiore alla mezz'ora, sistema ferroviario. Cioè io devo poter raggiungere una linea ferroviaria, una stazione in meno di mezz'ora, con mezzo privato, evidentemente con autobus. Se così non è, noi disattendiamo un'indicazione forte che ci viene comunque dalla Commissione europea, cioè dall'Europa. Quindi è un circolo vizioso, consapevole, interrogativo, io direi affermativo. Linee meno efficienti e efficaci significa meno utenti, significa appunto alla fine meno domanda e tutto questo si traduce in una riduzione, un circolo appunto che ci porta al disastro. Un accenno rapidissimo a quelle che hanno chiamato politiche di coesione, perché è fin dal 57 che si parla di coesione, ma che vuol dire la parola coesione? C'è addirittura un ministero per la coesione. Vuol dire che dobbiamo equilibrare la spesa in modo da far sì che chi sta più indietro recuperi il gap. Questi obiettivi sono stati proposti in 1000 trattati, in documenti importantissimi. Quello che è avvenuto in realtà è l'aver realizzato degli effetti corridoio e degli effetti ombra. Effetto corridoio vuol dire che su alcuni ambiti lineari ci sono stati degli sviluppi, su tutto il resto è calata l'ombra e sono scomparsi i servizi e quindi altro che coesione, perdita di coesione. Quindi a parole aumentare l'accessibilità delle aree in ritardo di sviluppo, connettere i sistemi locali, nazionali e continentali. Nei fatti, reti TEN, che altro non sono che i famosi corridoi privilegiati, un numero ristretto di progetti però di grandissima dimensione. Quindi dal sostegno alle aree in ritardo di sviluppo siamo passati agli investimenti su pochi assi prioritari privilegiati. Quindi politiche di coesione in Italia, un disastro generale, mancata addizionalità dell'aiuto comunitario, perché si dice, sai, ci sono i fondi europei, quindi non aggiungiamo fondi ordinari, eccessiva frammentazione di interventi. Non parliamo della gestione dei famosi fondi POR o POR. Al momento attuale, sulla programmazione 2007-2013, stiamo nel mezzogiorno sull'ordine di una spesa del 25%, dovremmo essere al 75%. Stiamo rischiando di bruciare
milioni e milioni di euro di investimenti e nessuno dice niente. C'è qualcosa che evidentemente non va. Siamo quindi veramente in difficoltà. Un cenno su quello che sta avvenendo al sud, perché ahimè, vengo dal sud, quindi questa battaglia personale nasce appunto dal territorio in cui vivo e credo che le persone di cultura, a cominciare dai docenti, dalle medie, elementari, anche superiori, universitari, debbano mettersi in gioco perché così non si può continuare. Se guardiamo a quello che avviene a livello nazionale, non possiamo non ritrovare degli squilibri esasperati tra il nord e il sud. Dico soltanto, senza citare numeri, che ormai al sud è impossibile fare degli spostamenti ferroviari sud-sud. È impossibile, mentre al nord questo è ancora possibile. È possibile anche in maniera tutto sommato accettabile. Un treno veloce da Torino verso Bologna, verso Verona, lo trovate. Da noi è impossibile pensare di prendere un treno per fare Calabria-Puglia o Sicilia-Puglia. Negli anni gli investimenti sono andati degradando, eccezione fatta per la Campania. Guardiamo un attimo quello che succede in Calabria, non mi soffermo, chi vorrà lo farà attraverso le slide che lascio, sugli aspetti di infrastruttura, penalizzate sicuramente le regioni del Mezzogiorno, la Calabria in particolare. Ma guardando un po' per quello che sta avvenendo negli ultimi anni c'è da riflettere. Noi abbiamo una scarsa sensibilità anche nella gestione di quello che già esiste. Sta venendo meno la manutenzione perché le ferrovie stanno attuando un piano di cui stanno già detto prima. C'è meno gente, apparentemente, riduco i servizi, offro dei treni scadentissimi. I treni via via sono meno frequentati, si sopprimono le corse. A lungo andare si dice, ma se ci sono pochi treni, la manutenzione può venire anche meno. L'effetto di una mancata manutenzione si traduce alla fine nel crollo di ponti, nel dissesto del sedime ferroviario. Marcellinara ci è mancato poco e ci scappasse di morto. Per due anni una linea fondamentale che raccordava Lione e Tirreno è stata interrotta. Ma facciamo di peggio. Nessuna parte del mondo, chi ha un treno, una stazione ferroviaria, ci rinuncia. Noi in Calabria abbiamo abbandonato una stazione importante come quella di Catanzaro, quelle sono le immagini che ci troviamo oggi, deviando la linea in un ambito esterno, periferico, il treno, prima qualcuno lo prende, oggi non lo prende nessuno. Ma l'assurdo è che a Catanzaro di fatto c'è una condizione per avere una linea metropolitana naturale, con ferrovie già costruita, e questi signori di questi tempi stanno progettando per 150 milioni di euro una nuova linea ferrata potrebbe trasportare al massimo 1200 persone a Roma, come un servizio equivalente a quello di Napoli, non fosse che costa una cifra. Nel frattempo si strutturano a volte delle stazioni nodali come Crotone o a Sipari e a distanza di un anno o due si chiudono. Queste stazioni, le foto che ho visto, sono bellissime, nuove. Ma perché le avete fatte così belle e così nuove e poi chiudete l'esercizio? A Sipari si interrompe il collegamento ferroviario, non è possibile continuare un viaggio dalla Calabria verso le Puglie, bisogna prendere l'autobus. Allora perché avete fatto questo tipo di operazione? Anche qui un controsenso. Se andate a vedere quello che è, parlo della linea ionica calabrese, ma ho visto viaggiando, viaggio moltissimo, anche in Nord Italia, delle foto che sono delle immagini, che sono del tutto analoghe a queste, sono terrificanti. Guai che purtroppo l'animo umano è strano, anche occhio. Dopo un poco ci abituiamo al brutto, c'è un palazzo orribile, la mia città è piena purtroppo, è una realtà che è drammatica, di cose brutte, sono anche delle cose belle, ma vi assicuro che voi dopo un po' ci fate l'abitudine. Io noto moltissimo il brutto della mia città quando viaggio, vado fuori per una settimana e rientro nella mia e dico ma che cosa è successo? Bene, questa stessa cosa avviene anche ormai in Nord Italia. Avete delle stazioni, qualcuno lo citava prima, abbandonate, lasciate al degrado, ci sono i graffiti, le sterpaglie, i muri, le inferriate, ci vanno un po' di drogati, un po' di povera gente, clochard, ma è qualche cosa di abominevole e di vergognoso, perché questi sono luoghi della nostra vita, hanno una storia, c'è un patrimonio dietro, ci abbiamo vissuto. Sono nate forme di socializzazione, stanno spessissimo al centro dei paesi, eppure trattiamo in questa maniera. Ma che stiamo diventando?
se vado oltre il tempo mi segnalate e scrivo. Il materiale rotabile, guardate queste immagini in basso, cioè abbiamo una ferrovia che passa accanto al mare, spiagge stupende. Bene, voi dovete immaginare che d'estate i reggini vanno in macchina nelle località marittime, fanno 30-40 km in macchina e fanno la coda, c'è una strada stretta, brutta, si sta accodati, ci si impiega 3 ore per fare 60 km e andare in una spiaggia del genere. Ci si potrebbe andare tranquillamente in treno, scendere dal treno ed essere sulla spiaggia. Perché non lo si fa? E ci sono, non entro nel dettaglio, delle politiche un po' singolari dei nostri amministratori che fanno sì che questa roba debba scomparire. Si sta dicendo, ma quella linea interrompe il rapporto tra il territorio e il mare, se la eliminiamo si passa prima. Cioè cose da fuori. Non parliamo di treni soppressi, di quello che sta succedendo, vado molto rapidamente. Dirò solo, per fare un esempio, per andare da Reggio Calabria a Crotone, sono appena 200 km, ci si impiega 4 ore e 45 se tutto va bene, e ci si impiega più per andare da Reggio Calabria a Crotone che non da Milano oggi a Roma, e non si hanno certo 100 treni al giorno di servizio. La qualità è evidente che fa scadendo, i cittadini si lamentano, dopo un po' abbandonano il treno. Se voi salite su un treno dalle parti nostre troverete 9 volte su 10 un extracomunitario, uno zingaro, un povero diavolo. E questa è un'altra cosa che la dice lunga, perché il treno una volta è un servizio per tutti, andavano gli studenti, gli insegnanti, gli operari, quant'altro. Quindi un disastro generale su cui non mi soffermo, ma giusto una chicca. Abbiamo uno dei principali porti del Mediterraneo. Quando è partito all'inizio si facevano i treni, e partivano dei bei treni che consentivano rapidamente di portare contenitori a Nord Italia, ed era una ricchezza in fondo. Voi capite che quando si muovono dei treni, e qui c'è economia, ci sono addetti, ci sono operatori, c'è davvero il soldo. Cos'è successo negli anni? Via via hanno tolto i treni, non partono più dei treni dalla Calabria, come potevano, ma noi ne potremmo fare 4 volte più di quello che si faceva qualche tempo fa. Voi pensate che in 24 ore dal Gioiesauro potreste trasportare i contenitori fino al centro Europa. Invece quello che avviene è che i contenitori ci passano vicino, lo vanno sull'Atlantico, risalgono fino a Rotterdam, Anversa o Hamburgo, e poi si fanno i treni là, e i treni scendono giù in pianura padana, a Brescia, a Milano, a Roma, arrivano i treni dal Giappone, dall'Asia, passando da Hamburgo, da Rotterdam. C'è qualcosa che non va? C'è qualcuno che si interroga su questo? La Sicilia è un mondo a sé, no? Loro ci tengono un po' ad essere considerati un mondo a sé, ma stanno succedendo delle cose che fanno impressione. Per riparare una franetta di niente non si trovano i soldi, per riparare un ponte crollato che ha una sua storia, una sua immagine anche di bellezza, neanche a parlarne. Per fare un viaggio in treno in Sicilia ormai è diventato impossibile, quindi la gente ci rimane. Ci sono stazioni abbandonate, non hanno un contratto di servizio, sarà una regione a statuto speciale, ma questo dovrebbe favorirla, non sfavorirla. Questi signori non hanno un contratto di servizio, vuol dire Trenitalia spadroneggia per quello che vuole. E però nel frattempo fanno programmi, progetti. Se guardate queste immagini fanno vedere come negli anni hanno elaborato progetti, grandi progetti. Sono arrivati all'ultimo, 2013, l'alta velocità in Sicilia. Per andare da Palermo a Messina si deve passare per Catania, si fa un percorso un po' strano, più lungo e che costa un sacco di soldi, perché bisogna fare gallerie, opere d'arte e quant'altro. Però alla fine si dice, sai, da Palermo a Catania non vorrei da Messina a Catania in 45 minuti, la Sicilia decolla. Se guardiamo quello che è successo negli ultimi 10 anni, non solo nel decollato, non si sono fatte neanche le opere minori, e quindi necessitano nuove strategie. Da qui l'ottica di riequilibrare. Riequilibrare vuol dire intanto riequilibrio tra nord e sud, tra metropoli e città minori, tra aree urbane costiere all'interno. Le percentuali stanno a indicare, come dire, l'attenzione e il livello di spesa attuale tra utenti ricchi e viaggiatori poveri, tra gomme e ferro, tra mobilità motorizzata e mobilità dolce. Noi pensate per un attimo a quanto si spende per la mobilità pedonale. Noi tutti in una giornata ci muoviamo per il 95% a piedi. Per le risorse degli enti pubblici indirizzate alla mobilità pedonale, siamo tutti pedoni, sono una miseria, un infinitesimo rispetto a quella che è la mobilità per l'automobile.
equilibrio anche fra alta velocità e ferrovie ordinarie. Perché in particolare puntare sulle ferrovie regionali e interregionali? Intanto perché, come sancito dalla Costituzione, il diritto alla mobilità deve essere assicurato a tutti. Il patrimonio ferroviario è un bene comune, e questo è un dato di fatto. Bisogna garantire l'accessibilità al territorio, rispondere alle regole che l'Unione Europea ci dà, raggiungere un treno in mezz'ora deve essere possibile per tutti, favorire la mobilità sostenibile. I giornali sono pieni di queste parole: ambiente, sicurezza, incidentalità, ma anche poi fare economia, perché col treno si può fare economia. E quindi bisogna rivedere le strategie di fondo. Intanto bisognerebbe avere delle regole del gioco che siano chiare e soprattutto poi rispettate, perché è inutile determinare delle regole e poi non rispettarle. Credo che il sistema ferroviario debba essere nazionale, unitario e pubblico, e debba esserci un'uniformità di approccio tra le regioni. Qui sta succedendo una cosa assurda, per cui anche la gestione della cosa più banale, tipo la multa sul treno, viene gestita in modo completamente differente da una regione all'altra. Mi è capitato di prendere un treno in Calabria e di chiedere il biglietto a bordo. Sono stato multato e mi è stato detto: no, è una sovrattassa, non è una multa. Invece di 10 euro ho pagato 40. Ho chiesto al mio interlocutore, il ferroviere, perché due giorni prima sull'Intercity ho potuto salire a bordo, sempre su una stazione senza biglietteria, sguarnita di personale, di macchinette, la stessa stazione, per lo stesso tragitto, e in quell'occasione mi hanno fatto il biglietto a bordo senza farmi pagare alcuna sovrattassa. Mi è stato spiegato, nonostante la mia età, la mia esperienza, la mia cultura, non sapevo che l'Intercity appunto è gestito in un modo, il treno regionale in un altro. Quindi il calabrese viene vessato, peraltro, più di altri diciamo, conterranei di altre regioni, perché altrove non si paga la stessa cifra, ma per esempio la multa non c'è. Bisogna ottimizzare quindi l'uso delle risorse, agire con una pianificazione e una gestione competente. Abbiamo purtroppo, devo dirlo, molta incompetenza diffusa sul territorio e così via. Ci sono delle parole d'ordine sulle quali non mi soffermo, ma sono parole che probabilmente conoscete, e potrei entrare un po' più nel dettaglio sulle regole del gioco, ma anche qui non la faccio lunga. Dirò soltanto che alcune cose sono importanti, per esempio, essendo beni pubblici e beni comuni, alcune componenti del trasporto ferroviario non possono essere regalate ai privati, né in termini di infrastrutture né tantomeno in termini di veicoli. Così riusciamo